ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sono 12.35 in questo istante, lo vedete qui di fianco a me, lo sapete, tutti i giorni ormai apriamo con questo dato, è l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, secondo l'IQ Index, Higher, 181, ecco questa è la scala appunto che ci ricorda, no? Come funziona questo indice, 0,50 dovrebbe essere, tra 0,50 dovrebbe essere il dato per avere una buona aria, e invece oggi, rivediamolo grazie a Zim, per il dato di oggi, oggi siamo a 181, giusto? Eccolo qua, 181, quindi aria molto inquinata, anzi, aria inquinata, nonostante tutto quello che è stato fatto settimana scorsa, è ritornata più alta ancora dei livelli delle scorse settimane. Partiamo per oggi con la nostra nuova settimana, con in realtà una puntata che si va molto ad unire con la puntata di venerdì. Venerdì abbiamo parlato di riuso, abbiamo parlato di qualcuno che ha deciso a un certo punto di prendere tutto quello che erano i computer, adesso anche i cellulari, e li ha rigenerati e dato nuova vita, con il progetto Nuova Vita appunto, e parlavamo di più di 300 e passa computer donati poi alle scuole che funzionano giornalmente. Beh, riuso vuol dire tanto, e forse la base in realtà del riuso era quello che una volta si definiva baratto. Perché non pensare che il baratto possa esistere anche oggi? Beh, qualcuno ci ha pensato, l'hanno fatto diventare una app e abbiamo qui la ideatrice appunto di Swapush. Serena Luglio, buongiorno Serena. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Grazie a te di essere con noi oggi. Dicevo appunto, quello che era il baratto, che era la forma di commercio più antica al mondo, che ormai potremmo nell'era dei bitcoin pensare superata, invece l'abbiamo fatta tornare trendy. E invece è tornata trendy, ed è tornata appunto con quello che adesso a tutti gli effetti è un'app, ma che ha avuto una gestazione che viene da molto lontano, no? Assolutamente sì, io ho avuto la fortuna di essere appassionata fin da quando ero piccola di baratto. Ho iniziato con le compagne di scuola, partendo dalla cartoleria di Ari, vestitini e quant'altro. Ho sempre fatto a Milano degli swap party, quindi dei baratti fatti in casa. Nel momento in cui il numero è cresciuto di partecipanti, naturalmente è venuta l'esigenza di creare un punto di accesso che fosse tecnologico, diciamo, primi gruppi Facebook, perché ovviamente non siamo più di primo pelo, quindi si parla di ancora Facebook era primordiale, e sito web, e dal sito web il passo è stato breve. Hai parlato di swap party, per chi magari ci sta ascoltando non sa bene cosa sono, come possiamo definire? Baratto party, delle serate in cui ci trovavamo in casa, ognuno portava le sue cose e si scambiava bevendo un ottimo vinello o aperitivo. Serate molto divertenti in cui sono nate tante amicizie e che adesso sono diventate degli eventi veri e propri, che possono essere destinati sia ai locali, e a breve qualcuno l'abbiamo già fatto anche per le aziende nell'ambito della CSR, ovvero Corporate Social Responsibility. Che cosa porta le persone secondo te a un certo punto nell'era del consumismo, come vuol dire, prendo, butto, faccio sempre l'esempio della stampante. La stampante è uno di quegli oggetti dove fai prima quasi a ricomparla che a comprare. Sì, sì, come e spesso negli uffici succedono questi sprechi. Tutti gli elettrodomestici hanno questa vita. Cioè, le lavatrici durano mai poco, anche rispetto a quelle che da nonna diceva, sono 20 anni che ce l'ho qua. Esatto. Tu dopo 5 anni sei già disperato. Chiami il tecnico, te ne costa 200 e quindi la compro nuova. Invece cosa porti da te alcune persone a dire no, ma queste cose hanno ancora vita, non sono morte, non sono finite, possono ancora funzionare, allora, e a te possono fare comodo, a me fa comodo qualcosa che hai tu. Allora, da un lato c'è il senso dell'affare, perché parliamo comunque di cose che per te non hanno valore, o comunque ingombrano, o mi danno fastidio, o io butterei. Quando capisco che quella cosa nelle mani di qualcun altro può avere un nuovo valore, e quella persona è disposta a darmi cose che comunque per me sono nuove, perché non le ho mai avute, che può essere il vestitino, l'elettrodomestico. Qualcuno è arrivato anche con un drone, si è presentato con un drone durante... Dov'ero quel giorno? Eravamo all'Accademia Militare Teulier, pensa, proprio in un ambito tutto particolare sono arrivati col drone. E questo è un po' la molla che ha iniziato a portare la gente agli eventi, oltre al fatto che proprio si divertono, stanno un pomeriggio diverso. Cioè, diciamo, l'arrivo di Marie Kondo e quella roba lì, per voi è stata la mano dal cielo. Ma Gretina è stata la mano dal cielo per noi, perché Greta Thunberg a un certo punto ha ribaltato il paradigma. Okay. Da semplice divertimento ha detto, oh ragazzi, se buttate via siete delle brutte persone,
E nel momento in cui la gente si è sentita additare come sprecone, danneggia l'ambiente, in questo momento la sensibilità è cambiata completamente. È arrivata al nostro capezzale tanta nuova gente che era un po' diffidente perché buttare era più pratico, invece ha riscoperto il gusto di salvare quello che uno ha in casa, che può essere, che può diventare effettivamente qualcosa di utile per qualcun altro. E da lì mi posso ricollegare alla Casa del Riuso, sì, che è appunto un progetto bellissimo nato a Cassina dei Pecchi tramite un bando regionale. A Cassina dei Pecchi è stata creata questa Casa del Riuso, proprio a latere dell'isola ecologica, dove appunto c'è lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti, non solo appunto l'indifferenziata e quant'altro, ma tutti i rifiuti ingombranti, esattamente. Contate che Cassina dei Pecchi, se non erro, serve più di una cinquantina di comuni. E tutti gli oggetti che sono assolutamente riutilizzabili, elettrodomestici, oggetti per bambini, vestiti, qualunque cosa, pezzi di arredamento che sono ancora in ottimo stato, vengono portati, finiscono, che ha proprio un grande magazzino, e gli utenti di Casa del Riuso, poi le persone iscritte, possono andare liberamente a prendere tutto quello che vogliono. Casa del Riuso, o meglio Swapush, è diventata partner di Casa del Riuso. Tutti gli oggetti pubblicati che arrivano in Casa del Riuso vengono pubblicati sulla nostra applicazione semplicemente per dargli più possibilità di trovare una famiglia che li possa adottare. E quindi abbiamo lettini per bambini, giocattoli, pezzi di arredamento, tantissimi elettrodomestici che sono tuttora funzionanti. Quindi è interessante appunto che Casa del Riuso, che per funzionare, diciamo, si è appoggiata alla piattaforma Swapush. Sì, perché noi siamo generalisti e l'applicazione è raggiungibile in tutta Italia e non solo, quindi se io vedo il divano posso andarmelo a prendere. Come dice appunto, siete generalisti, avete qualsiasi tipo di prodotto, ma anche perché non siete voi a scegliere i prodotti che ci sono, nel senso appunto voi non siete un negozio, non siete un marketplace, non siete l'Amazon di turno. Esatto, se ci vogliamo dare un tono, noi siamo peer to peer, che in realtà vuol dire semplicemente che mettiamo in collegamento gli utenti, non interferiamo nelle loro negoziazioni. Quindi quello che c'è su Swapush è tutto farina del sacco dei vostri utenti, comprese le foto, che spesso non sono proprio al top. Allora, lì magari si potrebbe pensare a fare un bel corso, esatto, su come fare ci stiamo pensando, le foto migliori, come fare le presentazioni migliori dei vostri prodotti. Chi sono gli swapper, come si chiamano? Swapper, va bene? Ok. Come le chiamo io adesso, le swappatrici assatanate. Sono, allora, in questo già momento... Già c'è un'idea allora così, chi sono, no? In questo momento noi siamo partiti naturalmente, come ho iniziato io, dai vestiti negli accessori. Tant'è che siamo stati inseriti in questo momento tra le 5 startup nel mondo del fashion inserite nell'acceleratore di Crédit Agricole, Le Village. Quindi se ci volete venire a trovare saremo in corso di Porta Romana 61 all'interno di questo convento meraviglioso ristrutturato da Crédit Agricole. In realtà, quindi, noi partiamo dal mondo della moda, degli accessori e quant'altro, quindi il nostro pubblico principalmente è al femminile. Verità è che noi siamo generalisti, quindi soprattutto contando anche su quello che ci arriverà da Casa del Riuso, contiamo velocemente di espanderci e di rivolgerci a tutti quegli a quegli utenti che si suddividono per le categorie, dai collezionisti, gli appassionati degli automobili. Come dico io, pensateci un po', un subito.it senza i soldi. Ecco, come funziona appunto l'app? Abbiamo anche qualche schermata appunto per far capire, perché non è solo un appunto, non è un metto questo, regalo, oppure è un po' diverso, cioè c'è una questione di bilanciamento, di no? Bilanciamento, di negoziazione. Cioè qui sono abituati a dire questo costa 5, io ti porto 5, al massimo tu mi dici va bene, dai, faccio sconto a 4, perché ma se torniamo, sei infatti, ma quello è. Se torniamo indietro, è nato prima il baratto e poi la moneta. La moneta è nata come facilitatore, perché ovviamente diventava un po' lunghetta. Adesso invece siamo un po' tornati alle origini, perché forse soldi pochi e oggetti tanti. Il consumismo ci ha portato a questa situazione. Quindi cosa succede? La schermata, la negoziazione è un pochino più complicata. Partendo dall'inizio, io entro nella mia applicazione, nel mio profilo, e pubblico un oggetto. Pubblico un oggetto e gli do un valore in pillole. La pillola è la nostra moneta virtuale. Okay. Idealmente, per semplicità, noi diciamo una pillola un euro, quindi metto la mia giacchetta, dico che vale 50 pillole e la pubblico. Chi vuole la mia giacchetta la vedrà nella schermata della home page, e nel momento in cui vede la schermata può chiedermi la giacchetta in scambio. Ok,
nel momento può chiedere però dandoti qualcosa che valga, che arriva a valere 50 pillole. Esatto, diciamo che oggetto o più oggetti anche. Esattamente, io posso guardare nella vetrina della persona che mi chiede come la persona può proporre in autonomia degli oggetti. Che cosa succede? Nel momento in cui mi propone le cose, io posso dire mi piace o non mi piace, perché non è che abbiamo tutti gli stessi gusti. A quel punto posso o andare io nella vetrina e pescare degli oggetti, oppure chiedere le pillole. Cosa succede spesso e volentieri? Che magari gli oggetti proposti non si equilibrano perfettamente dalla richiesta iniziale delle pillole della giacca, e quindi in una negoziazione, come si fa dal fruttivendolo, o chiedo lo sconto o dico ti va bene, o uso le pillole per andare ad equilibrare quella che è poi la negoziazione. Ci richiamiamo, se vogliamo, un po' alla permuta. La permuta, io ti do un oggetto, se il valore non è esattamente quello, la vado a compensare con il cash, diciamo. Tanti dicevamo anche gli eventi offline che fate, abbiamo anche qualche immagine di questi bellissimi eventi, sono eventi aperti al pubblico, come funzionano? Ce ne sono qualcuno? Tanti tipi, allora in programma ne stiamo organizzando, non sono ancora uscite le date, perché non, non nego che mi piacerebbe farlo all'interno dell'acceleratore, visto che siamo appena entrati, ma dovendo ancora entrare dobbiamo ancora un attimino pianificare il tutto. In realtà proprio la casa nuova festa si fa sempre così, esattamente, sempre a casa nuova, esattamente, considerate che le mie sono un po' come le cavallette bibliche, quindi quando passano lasciano distruzione, quindi dobbiamo un attimino calibrarci con gli altri incubati. Calibrarci, sì, perché considerate che il bello dello swap invece che il negozio è che c'è un pezzo per, quindi man mano che le swapper arrivano e individuano, vedono, quando si parte c'è una corsa sfrenata, è un po' come il primo giorno di saldi per accapararsi il pezzo, quindi qualcuno ogni tanto rimane un po' basita, altri invece sono più sgamati, quindi restano un po' indietro perché sanno già dove andare a parare. Ne facciamo diversi, di diversi tipi, a seconda della preparazione che hanno le swapper. Quando ci sono le swapper più preparate e agguerite, facciamo lo swap a pillole diviso per categorie, quindi assegniamo ogni pezzo un valore in pillole secondo una determinata categoria, proprio per far sì che se io porto il cappotto di Gucci non rischio di portarmi di trovare solo pezzi di H&M, per intendersi. Oppure facciamo lo swap a gettoni, che è molto più pratico, questo lo facciamo tanto nelle social street, l'abbiamo fatti a Nolo, Benedetto Marcello social street, che servono per far conoscere i vicini, sono molto più pratici, porti 10 pezzi, puoi prendere 10 pezzi. E in questo momento ne stiamo preparando alcuni in una cantina, dove lo faremo con il vino, quindi un pochino più raffinato, ci dovremo soltanto libri, fotografie, pezzi di design, qualcosa di un pochettino più raffinato, e ci hanno chiesto di farlo a Venezia, nei Bacari. Wow. E questo ci piace moltissimo. Non sappiamo come arriviamo, non sappiamo come usciremo, faremo tantissime foto. Da casa tutto poi quello che uno riesce a prendere. Tutto quello che avanza, sì, è importante dirlo, noi lo diamo in beneficenza. Ah. E quindi c'è tutto proprio un ciclo completo dei beni che non vanno mai sprecati. So che a breve uscirà pure anche la versione nuova della vostra app, giusto? Sì, ci è costato una riunione fino alle 11:30 di ieri sera, con qualche schiaffone, qualche insulto volato, ma fa parte del gioco. Marzo-aprile dovremmo avere la nuova versione. Noi siamo usciti effettivamente con la nuova release dell'app a ottobre, abbiamo fatto tesoro di quello che i nostri beta tester ci hanno detto, quindi stiamo rielaborando completamente tutto il layout, perché causa pochi soldi avevamo sviluppato in India, questo ci ha causato numerosi problemi, però è anche vero che se non avessimo non avremmo un punto di partenza, non avremmo messo la carretta su strada. Quindi adesso abbiamo gli sviluppatori interni, la società è cresciuta, quindi potendo contare su degli sviluppatori in casa stiamo sviluppando tutto internamente, e posso dire che verrà un bel gioiellino, insomma, quindi seguiteci, perché a marzo-aprile ci saranno parecchie novità. Da questo appunto dicevi anche la casa del riuso potrebbe diventare qualcosa sempre di più grosso. Noi non eravamo seduti e sono venuti i comuni da noi. Abbiamo già parlato con Pioltello, abbiamo parlato con Rozzano, domani io sarò a Varese a parlare con l'assessore all'ambiente Dino De Simone, quindi è un progetto che piace ai comuni, perché effettivamente costa poco, nel senso che spesso e volentieri i comuni gli spazi già li hanno, e basta solo un po' di organizzazione, un po' di buona volontà, ma può rendere veramente tanto quello che è tutta la cittadinanza.
ci si fa del sì, bene senza valore, neanche... Ha un grosso valore, prima che economico, di salvaguardia appunto dell'ambiente, anche sociale, nel senso, appunto ha un grosso valore educazione della cittadinanza. Vediamo uno strumento che è comodo e raggiungibile, invece che andare tu a portare il tuo frullatore all'AMS, portamelo lì che magari qualcuno a cui darlo lo troviamo. Da dove è nata questa cosa? In tutti gli swap che facevo magari mi portavano il lampadario, la caffettiera. Se io porto all'Opera San Francesco tutto quello che ci avanza, l'Opera San Francesco mi ritira soltanto l'abbigliamento e quindi mi rimaneva un sacco di cose che però erano in assoluto buono stato. Io li stoccavo a casa mia, ma potete immaginare che casa mi ritrovo in questo momento che è più un accampamento. Quindi da lì è nata la possibilità di dire: ma perché io devo buttare cose che sono in perfetto stato? E da lì poi adesso abbiamo Cassina, però insomma, poter evangelizzare anche gli altri comuni, fare del bene, a noi piacerebbe tantissimo. Serena, ricordacelo le coordinate per conoscervi meglio, per scaricare l'app e quali sono i primi passi che si possono fare per... ma come sai, è un po' titubante. Allora, provare per credere perché non costa. Abbiamo anche il vantaggio che siccome non costa, il pacco è improbabile. Nel senso che vale la pena provare, tanto non rischiate nulla. Le coordinate, seguiteci sulla pagina Facebook di Swapush, abbiamo la pagina internet www.swapush.com con tutte le nostre coordinate, potete seguirci su Instagram, scriveteci, contattateci perché siamo assolutamente raggiungibili e a meno che, come è successo a Natale, non sono in Amazzonia, riusciamo a rispondere in tempo reale. Venite a trovarci agli swap party perché anche se tornate a mani vuote, cosa che non succede mai, vi divertite sicuramente. Tramite l'applicazione poi lo scambio reale come avviene? Avete dei dati? Cioè, allora, la gente si trova fisicamente? La gente si trova, se lo spediscono? Allora, la gente si trova fisicamente, anche perché è comodo, vengono, conoscono, si fidano di più quando sanno okay. Che c'è un evento, perché ovviamente siamo all'inizio. Qualcuno spedisce. A me è capitato di scambiare su Napoli, su Foligno, sulla Spezia, perché c'è anche da dire che se sto pagando ho paura a spedire, ma se quello che sto spedendo non l'ho pagato, 5 euro di spedizione li rischio ma anche. Insomma, facciamo una domanda, ma chi si è messo a fare swap con te? Sapeva che la faceva con la signora Swapush? L'ho assolutamente nascosto. Oppure, cioè, come l'ho se avessi chattato con Mark Zuckerberg su Facebook? L'ho assolutamente nascosto, poi ovviamente magari quando chattavano con me, perché magari ci siamo scambiati il numero di telefono per delle coordinate, mi vedevano su WhatsApp, ogni tanto il login di Swapush compariva, il dubbio è venuto, però io tengo a nasconderlo perché mi piace che la sì, gente la prima cominci... della testa, diciamo. Sì, ovviamente. Con tutti i miei... Abbiamo scoperto che ho scambiato con il capo di una delle mie ragazze, non lo sapevamo. Quindi succede un po' di tutto. L'altro giorno ho messo un kit ecologico di Schiscetta. È andato via subito ed è andato a Monza, per esempio. È stato un bello scambio che mi piace raccontare. Prima di Natale, una nostra swapper di Varese ha chiesto un aiuto perché cercava un cellulare smartphone, ma non di quelli di adesso super complicati, quelli di prima generazione, perché lo voleva dare alla mamma ottantenne. E serviva solo WhatsApp. Abbiamo messo sulla pagina Facebook una call to action. E a Soragna, in provincia di Parma, una nostra swapper, la saluto, ciao Paola, ha pubblicato un vecchio Samsung e quindi abbiamo fatto questo triangolare da Soragna, direttamente il pacco è partito da Soragna ed è andato direttamente a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Perfetto. Quindi c'è una comunità molto forte e molto affiatata. La cosa più strana che hai visto scambiare... Beh, un montone, quindi occhio a quello che dici. Un montone con dei ticket restaurant. Ah, ok. Però alla fine non si trova l'accordo. Io qua ho il pacchetto dei ticket, tieni per un montone original anni 70. Ma la cosa più divertente, forse mi è venuta in mente, abbiamo usato per lanciare lo swap un paio di scarpe rosse, le abbiamo lanciate, una swapper ne prende la destra, una swapper prende la sinistra, sono andati a litigare avanti tutta la sera per chi dovesse prendersi sto paio di scarpe e a livello di Salomone abbiamo dovuto dire né tu, ve le togliamo così non litigate. Basta, infatti, quello là, perché va bene. Allora Serena, io davvero ti ringrazio tantissimo per essere grazie qui a voi. Con noi, ti aggiornate appunto sulle prossime uscite sia dei swap party sia dell'applicazione. Seguiteci anche voi così ci sentiamo più spesso. Siamo ben contenti di seguirvi, fate sapere davvero. Veniteci a trovare allo swap.
Volentieri, volentieri. E in bocca al lupo per la nuova vostra casa, il vostro villaggio. Tante case, village, sì, e poi tante case del riuso. Tante case del Infesteremo riuso. L'Italia con le case del riuso. Bene, questi sono i virus che ci piacciono, diciamo. Benissimo, benissimo. Grazie mille a Serena Luglio, ideatrice e fondatrice di Swapus. Grazie mille davvero. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna mercoledì, come sempre, qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.